Cari amici delle Bari, bentornati a Tempi Supplementari. Dopo una chiacchierata meravigliosa con Angelo Maggi, voce del grande attore hollywoodiano Tom Hanks, oltre che del commissario Winchester dei Simpson, dobbiamo continuare nel nostro percorso legato al videotema introduttivo, la disciplina. Beh, a noi giornalisti la disciplina è sempre richiesta, è una dote che talvolta si acquisisce con il lavoro, perché siamo un po' anarchici, un po' spettinati, ma lasciamo stare. Un collega che per disciplina mi ha sempre colpito è oggi nostro ospite. Diamo il benvenuto a Federico Casotti. Benvenuto Federico. Ciao Alvise, grazie per la presentazione. Diciamo che la disciplina nel nostro mestiere, in tanti ambiti della vita, se non ce l'hai, devi fartela venire fuori, altrimenti fai poca strada. Io ricordo le parole di Carlo Onesti quando mi disse: Alvise, ricordati che con la disciplina si può diventare una macchina perfetta. Io non mi ritengo una macchina nemmeno perfetta, quindi posso stare sereno, Federico. Ma perché ho parlato di disciplina? Perché Federico Casotti, oltre ad essere un validissimo collega, ha anche una capacità, una bravura, che è quella di conoscere moltissime lingue. Quanto sono importanti le lingue nel nostro mestiere è anche superfluo dire. Quanti aneddoti sai sui calciatori olandesi o finlandesi o tedeschi grazie alla tua padronanza? Ma guarda, premesso che imparare una lingua è comunque un discorso di attitudine, ovviamente, di apertura mentale, e che però richiede anche tempo e richiede anche pratica. Io avevo, nel, nel, quando ero a 20 anni, sono andato a studiare un anno in Finlandia, avevo studiato il finlandese e me Un l'ho anche alieno, un applicato. alieno, un alieno, il primo Era, in Europa forse, se sta a No, sentire. c'era mica Altonen che era venuto a studiare da noi prima, quindi direi che. Però, chiaramente, poi più una lingua è difficile, meno possibilità hai di praticarla. Adesso ho dimenticato quasi tutto, insomma. Sì, vabbè, però non mi rovinare la presentazione, fingi di dire Però, qualcosa. no, però ti dico che quello che è importante è che. Comunque, attraverso l'imparare una lingua, attraverso l'accostarsi poi attraverso la lingua alle singolarità di un popolo e anche del loro modo di vedere lo sport, di interpretare lo sport, aiuta moltissimo nel nostro mondo, soprattutto in un mondo che deve un po' uscire anche se vogliamo, deve anche un po' sprovincializzarsi, diciamo, no? Quindi il guardare all'estero, il guardare anche a quello che si produce, si dice, che succede al di fuori dei nostri confini è comunque un arricchimento che Federico, poi inevitabilmente si vede e a proposito di questo, io e te siamo appassionati di calcio olandese. Amiamo tutti e due l'Ajax, la squadra del ghetto ebreo di Amsterdam, una squadra gloriosissima. Tra i suoi fili abbiamo tutti quanti i migliori calciatori, tra l'altro approdati in Italia negli ultimi anni, dagli anni 90 in poi. All'interno del centro dell'Amsterdam Arena, oltre che nel centro d'allenamento dell'Ajax, tu me lo potrai confermare, c'è un cartello grandissimo a proposito di disciplina e di volontà di imparare anche da culture molto lontane da noi. In Olanda hanno scritto per i ragazzini dell'Ajax: l'allenamento dura 6 giorni, la partita 90 minuti. Cosa è più importante? C'è da imparare molto, vero, dall'Olanda e dai paesi del nord. Sì, ma anche perché loro, ad esempio, il centro tecnico dell'Ajax ha questo sistema, loro lo chiamano il sistema tips, no? Perché ovviamente in inglese tips sono le dritte, i suggerimenti, no? E sono in realtà le quattro qualità che fanno grande un calciatore, indipendentemente poi dalla carriera che farà, però un calciatore può dire di aver imparato le quattro caratteristiche fondamentali che fanno grande un calciatore e poi ovviamente la carriera può prendere la strada che chiaramente gli è indirizzata, però la tecnica, la personalità, la visione di gioco e la capacità di giocare di squadra e sono le caratteristiche più importanti, se ci pensiamo sono le quattro caratteristiche che fanno di un calciatore e di un giocatore di squadra in generale, perché lo possiamo applicare anche agli altri sport di squadra, un atleta completo, la Completo. personalità per emergere, perché chiaramente l'individuo non deve essere annullato, però anche inserito in un gioco di squadra perché quando vinci e quando perdi non sei mai da solo, ma devi appunto disciplinarti, qui ci ricolleghiamo al nostro tema d'apertura, Esatto. per
perché comunque devi interagire con altri 10 compagni. Federico, io avrei voluto dire nella presentazione collega di Sport Italia. Molti sanno del nostro rapporto di amicizia e non ti nascondo che quando ho pubblicato il post, oramai tra i giovani si dice così, io sto invecchiando perché a me il termine post non è mai piaciuto, che ci saresti stato tu a tempi supplementari, molti mi hanno chiesto, ma Sport Italia, come mai non vediamo più Federico? Io un po' la storia la so, però so che è una storia nella quale, al di là di come andrà a finire, forse pagano troppo i colleghi. Ma è una storia ancora molto in divenire, nel senso che... Una storia all'italiana. Una storia all'italiana, dai. Per quello che si è visto fino adesso direi di sì. Diciamo che il finale non è ancora scritto, non sappiamo se è un finale lieto o un finale meno lieto, di sicuro ci sono ancora dei tempi supplementari da giocare, effettivamente. Diciamo che è come se fosse finita la partita di tempi regolamentari lo scorso 31 ottobre, quando la storia, la vicenda di Sport Italia, dopo 10 anni, si è conclusa. Adesso però iniziano dei tempi supplementari che con quale ruolo è ancora tutto da vedere per me e per i miei colleghi, però Federico, siamo a me è arrivata... davvero in una... è tutto ancora in divenire. Federico, a me è arrivata anche una mail, sempre di alcuni nostri telespettatori che seguivano naturalmente anche te, Sport Italia. Tu sei un nostro graditissimo ospite, lo sai, sei un amico, questa è anche casa tua e non dico niente di nuovo, Però in molti hanno detto non ci aspettavamo una fine così, addirittura negli ultimi giorni c'è stato anche uno scambio non molto, diciamo, sereno a Sport Italia tra le incessanti richieste ai telespettatori che erano legate alla tua voce, a quella del direttore, a quelle di altri colleghi e il modo in cui Sport Italia ha salutato tutti, ecco. Ho notato questo, un po' di freddezza da parte proprio della rete nel congedarsi da un pubblico meraviglioso, perché ricordiamo che i vostri ascolti erano da top channel, se vogliamo usare un termine europeo. Ma io credo che... Ma io il primo novembre ho passato tutta la giornata, eravamo in sciopero, eravamo comunque in una situazione anche emotiva molto particolare, ma tra il 31 ottobre e il primo novembre ho passato due giornate io e non solo io a rispondere letteralmente, singolarmente a tutte le persone che mi hanno scritto, anche solo un tweet, anche solo un breve messaggio di vicinanza, insomma è come quasi di condoglianze, ma nel senso buono del termine, perché effettivamente era un sentimento di vicinanza verso un progetto che si è concluso in maniera, se vogliamo, un po' brutale, però poi alla fine purtroppo noi stessi siamo stati un po' spettatori, lo siamo tuttora, ripeto, in attesa dello sviluppo degli eventi. Però quello che ci ha fatto molto piacere è il ricevere tanti messaggi di stima e di apprezzamento che stanno a significare solamente una cosa, cioè che questi 10 anni quasi di lavoro di Sport Italia comunque una traccia, un segno nel cuore di tanti amici appassionati di sport lo hanno lasciato, perché evidentemente è un canale che, seppur in una durata limitata, perlomeno quello che mi piace pensare, ha portato comunque un modo diverso, un modo alternativo di vedere lo sport, il calcio in particolare, ma anche un po' tutti gli altri sport. Federico, in conclusione consentimi di dire una cosa, ecco, io prima di tutto sono vicino a tutti i colleghi e poi mi sento anche di dire una cosa, non esistono grandi giornali o grandi televisioni, esistono grandi giornalisti che fanno grandi delle testate giornalistiche, ecco, questo mi sento di dire. E mi sento anche meglio dopo che l'ho detto, perché veramente è giusto dire così, perché so di tutto l'amore e la passione che hai sempre messo tu e tutti quanti i colleghi e i tecnici, perché a volte si ci dimentica anche di loro, perché tante volte si lavora veramente con tanta passione, gli ultimi giorni di Sport Italia insomma non sono stati facili, quindi veramente complimenti, perché Sport Italia eravate voi, grazie. Sì. Guarda, raccolgo i ringraziamenti e li giro idealmente anche a tutto il resto della squadra, davvero tutti coloro che in questo momento sono in attesa di novità, e ribadisco anch'io dall'interno la estrema professionalità, l'entusiasmo, la passione che c'è stata sino all'ultimo giorno di messa in onda,
anche ad esempio nel canale Sport Italia 24, che era un canale dove il flusso di informazioni era continuo, doveva esserlo e doveva rimanere tale fino alla fine, e tale è rimasto. E questo lo fai per un estremo amor proprio del tuo lavoro, di quello che stai facendo, e anche per un'enorme passione per quello che fai. Quindi io credo che se questo è stato percepito da fuori, come mi auguro e come credo, come ti ho appena detto, Federico, è già una bella cosa. Ecco. Grazie ancora a Federico Casotti, a presto, che noi ci sentiamo. Ciao Alvise, un saluto a tutti. Ciao, ciao Federico, torniamo subito con un grande, grande ex calciatore.